Un vasto incendio ha distrutto a Termoli il centro di revisioni auto di via Corsica. Le fiamme sono state domate dall'arrivo dei vigili del fuoco, indagano intanto i carabinieri. Il sistema di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia, un approfondimento, si è svolto questa mattina nella sede della Questura a Campovasso. Ancora uno sciopero degli autisti della ditta di trasporto SEAC, oggi nel capoluogo di regione. I lavoratori lamentano la scarsa attenzione dell'azienda al contratto. Tutela dell'ambiente marino, della filiera ittica e della sicurezza dei bagnanti. Anche le coste molisane e abruzzesi si preparano alla nuova stagione balneare. Buon pomeriggio dalla redazione giornalistica di TLT. Sono al momento sconosciute le cause che hanno distrutto il centro di revisioni ex Renault all'ingresso sud di Termoli. Non ci sono feriti, ma i danni alle strutture sono ingenti. Intanto indagano i carabinieri. Vediamo. L'officina del centro revisione automobili e autolavaggio De Camargo di via Corsica a Termoli ha preso fuoco questa mattina per cause al vaglio degli inquirenti. L'attività ha subito ingenti danni dalle fiamme che si sono sprigionate, ma non si sono registrati feriti. A causa del forte calore ha ceduto anche il solaio della struttura e sono andate in frantumi le vetrine dei locali commerciali al piano strada. Completamente in fumo anche una smart di proprietà del titolare. Totalmente compromessa l'officina, gli uffici e l'archivio. La parte del capannone nautico invece non è stata toccata e l'attività potrebbe riaprire subito dopo la bonifica da parte dei vigili del fuoco, giunti sul posto con tre autobotti. Fiamme e fumo sarebbero partiti dall'officina del centro revisioni auto. Tra le ipotesi, una batteria che stava caricando ha preso fuoco, innescando la scintilla che ha distrutto in pochi minuti i locali di via Corsica. Per le indagini del caso sono in corso le verifiche dei carabinieri. Restiamo sempre nella cronaca. Due stranieri di nazionalità albanese, residenti in provincia di Caserta, sono stati denunciati dai carabinieri quali autori di furti ai danni di abitazioni private ed attività commerciali commessi in Alto Molise. I carabinieri sono riusciti a smascherare i due giovani ladri grazie alle indagini su alcune schede per ricariche telefoniche rubate all'interno di una tabaccheria ad Agnone. A carico della coppia è scattata anche l'accusa per il reato di ricettazione. E sempre ad Agnone i militari hanno denunciato due clandestini di origine pakistana, entrambi privi di permesso di soggiorno. La Questura di Isernia ha intensificato negli ultimi giorni l'attività di controllo del territorio in tutta la provincia. Con il nuovo sistema Mercurio sono state passate al setaccio oltre 1200 targhe e sono state identificate più di 200 persone. Infine una pattuglia della sezione volanti ha fermato un veicolo condotto da un 59enne isernino sottoposto a regime di sorveglianza speciale e privo di patente. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria. Il sindacato di polizia COISP ha organizzato alla sede della Polizia di Stato a Campobasso un convegno sul sistema di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. Vediamo. Il convegno voluto ed organizzato alla scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Campobasso dal sindacato di polizia COISP ha portato alla discussione diverse di importanti figure del mondo della giustizia e delle forze di sicurezza che si sono misurate a secondo delle loro competenze attorno al tema del sistema italiano di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia anche attraverso una illustrazione comparativa con altri sistemi di protezione ed attività di cooperazione internazionale. Importante e significativo l'intervento del procuratore aggiunto di Benevento, il dottor Giovanni Conso, che tanto ha fatto e continua a fare a contrasto delle attività della criminalità organizzata e che proprio per questo continua ad usufruire della scorta armata. A Campobasso in un convegno importante perché si parla di collaboratori di giustizia, allora io non posso non chiederle se il sistema ha funzionato e se sta funzionando. Il sistema ha funzionato molto bene in questi anni, d'altronde l'intuizione di Falcone e Borsellino, perché non era possibile combattere la mafia, la camorra, l'andrangheta senza l'apporto dei collaboratori, è un'intuizione vincente. E grazie alle dichiarazioni dei collaboratori abbiamo potuto
capire tanto di quello che succedeva alla mafia, della camorra e i loro rapporti con l'imprenditoria e con la politica. Quindi il sistema è vincente, va rafforzato, i collaboratori vanno adeguatamente valorizzati, con professionalità e serietà, ma vanno anche sostenuti, perché senza collaboratori di giustizia la lotta alla mafia, alla camorra andrà anche da impossibile. C'è molta sensibilità da parte di un pubblico che guarda attraverso la televisione le vicende della camorra e della mafia. Naturalmente, ecco, la realtà probabilmente è diversa e ecco, quell'alone, come dire, di avventura che a volte c'è, no? Ci parla di qualcosa di particolarmente diverso. Ecco, lei ha parlato anche di convenienza, soprattutto di convenienza, quindi questi pentimenti non sono completamente un'attività, come dire, etica e morale. Certamente è un male necessario, è un male perché è gente che ha commesso gravissimi delitti, omicidi efferati, ma è necessario perché senza di loro non è possibile scoprire le dinamiche della mafia, arrestare altri mafiosi, quindi vanno gestiti con serietà, professionalità e competenza. I cittadini in tutto questo che possono fare, i cittadini cosiddetti normali? I cittadini normali devono fare il loro dovere, essere testimoni. Se l'omertà non paga, noi assistiamo purtroppo a casi gravi, eclatanti, in cui nessun cittadino collabora. Se abbiamo necessità di avere i collaboratori di giustizia, perché i cittadini non collaborano? Perché se i cittadini che vedono un omicidio ce lo raccontassero, non avremmo bisogno di ricorrere ai collaboratori di giustizia. Ecco, quindi la società civile deve fare il suo dovere collaborando con lo Stato ed essendo anche protetta dallo Stato, perché è necessario che lo Stato protegga i testimoni di giustizia e quelli che sono dalla parte dello Stato. Iniziativa pubblica dell'AMPI questo pomeriggio in corso Fratelli Brigida a Termoli a tutela della Costituzione per dire no alle modifiche che ne stravolgono i tratti essenziali, mutando una democrazia parlamentare in un ibrido istituzionale che accentra i poteri sul capo del governo. Cambiamo argomento. Ancora una giornata di sciopero a Campobasso e Termoli per i dipendenti della SEAC e della GTM. Vediamo in questo servizio il perché. Ormai è da tempo che le cose tra i dipendenti delle aziende del trasporto pubblico urbano di Campobasso e Termoli, la SEAC e la GTM, non vanno affatto bene. Gli incontri e gli scontri si sono succeduti con gran frequenza e non ci sono stati sicuramente accordi concreti e positivi ufficialmente rispettati. Così arriva oggi un'altra giornata di sciopero, una nuova azione di lotta perché ci sia tra le parti la consapevolezza di norme contrattuali attuali assolutamente da percorrere. A Campobasso lo sciopero interessa la SEAC, è stato proclamato da un notevole cartello sindacale con le sigle del trasporto di CGL, CISL e UIL, ma anche della UGL e della CISAL, e ha come motivazione ufficiale le scelte esclusivamente aziendali nei percorsi della mancanza del riposo sui turni di lavoro, del passaggio da 36 ore settimanali a 39 ore e della fruizione obbligatoria delle ferie. Le modalità dello sciopero riguardano l'intera giornata per il personale degli uffici e degli impianti fissi, mentre per gli addetti ai turni rotativi e di esercizio del trasporto urbano va dal primo minuto di oggi, cioè dalle 00,01 e fino alle 24, con la garanzia però del servizio nelle fasce orarie, in pratica dalle 5:17 alle 8:17 e dalle 13 alle 16, durante le quali il servizio sarà garantito. Simili le caratteristiche dello sciopero dei dipendenti della GTM di Termoli, sciopero indetto dalla Filt CGL per una motivazione che ricorre spesso in questa azienda. I dipendenti lamentano oggi un arretrato di ben 4 mesi di stipendi. C'è convinzione diffusa che l'azione non si conclude con lo sciopero odierno. In relazione allo sciopero del trasporto pubblico urbano a Campobasso e a Termoli è intervenuto il relativo forum esprimendo tutta la solidarietà ai lavoratori colpiti nei loro diritti contrattuali e in merito si sono espressi dicendo che esiste una grande insoddisfazione. E adesso siamo nella pagina della salute. La malattia causata dal virus HIV è poco conosciuta in Molise e per tale motivo non si mettono in atto le precauzioni suggerite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e ha le stesse percentuali nazionali che sono in aumento. La Regione ha approvato un decreto per fronteggiare la diffusione della malattia. Vediamo di cosa si tratta.
La Regione Molise ha approvato con decreto numero 29 il percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i malati affetti da AIDS. Il virus dell'HIV è poco conosciuto dalla popolazione molisana. Forse a livello subcosciente si pensa che, essendo una piccola regione, l'incidenza dell'infezione sia anch'essa minima. Ed invece le cose vanno diversamente. I molisani ignorano la malattia e di conseguenza non prendono le precauzioni suggerite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre non si conoscono i presidi terapeutici utili per ritardare l'exitus terminale, quindi regna sovrana l'ignoranza. Basti ricordare che all'esordio della malattia l'allora ministro della salute, Donna Cattin, inviò una lettera a molte famiglie spiegando la gravità dell'infezione e invitando nello stesso tempo gli stessi coniugi ad avere rapporti protetti. Col trascorrere degli anni non se n'è più parlato e la malattia miete vittime oltre misura. Dunque la Regione Molise è ai primi posti nazionali per incidenza. Il rapporto è in base al numero degli abitanti, questo significa che è necessario rialzare la guardia. Per tali motivi la Regione ha approvato il decreto al fine di individuare i soggetti malati e portatori, mettere in atto i presidi terapeutici e soprattutto informare la popolazione sulle misure da adottare. Un ruolo importante lo svolgeranno i medici, che dovranno attivarsi per combattere la diffusione del virus. Infine, con questo decreto, la Regione Molise intende curare i propri malati nelle strutture ospedaliere regionali ed evitare che vadano in altri centri di assistenza fuori regione e molto costosi. Lasciamo la sanità, ci occupiamo di un altro argomento importante, vale a dire delle poste. Lettere consegnate a Singhiozzo, in Molise, dall'inizio della settimana. I disservizi di Poste Italiane si sommano alle ricadute occupazionali, poiché la riorganizzazione voluta dall'azienda ha tagliato in regione ben 39 posti di lavoro, con la ricollocazione dei portalettere in altri settori. Con il recapito a giorni alterni, i paesi della provincia di Campobasso perdono la continuità sul territorio dei servizi di consegna, il tutto per ridurre i costi per essere poi svenduti in borsa. Entro il 2017, conclude la CISL, la riduzione interesserà anche la provincia di Isernia. Per l'estate 2016 la Guardia Costiera sarà impegnata lungo tutte le coste della penisola nell'operazione Mare Sicuro, un ampio sistema di tutela ambientale e di sicurezza anche per i bagnanti. Mare Sicuro è l'operazione della Guardia Costiera Italiana che da 25 anni viene messa in campo ad ogni estate a salvaguardia delle vite umane nei mari e nei laghi della penisola, sicurezza della navigazione, tutela dell'ambiente marino e costiero fino ai controlli sulla pesca e sulla filiera ittica. All'operazione Mare Sicuro parteciperanno attivamente le capitanerie di porto di Termoli per il Molise e di Vasto per il Basso Abruzzo. Dai dati forniti nella capitale dal governo centrale si conta che, soprattutto in estate, le spiagge di tutta Italia sono prese d'assalto da 37 milioni di passeggeri. Mare Sicuro 2016 diventa quindi strategica perché interviene in un periodo da giugno a settembre che per l'afflusso turistico richiede un'attenzione ancora maggiore per l'ecosistema e sulla filiera ittica da parte delle forze dell'ordine. Obiettivo del governo Renzi è la gestione sostenibile dei prodotti della pesca, lotta alle pratiche illegali nelle acque marine e il controllo su tutta la filiera fino alla vendita del pescato a tutela dei consumatori. Fino al 18 settembre le capitanerie metteranno in campo complessivamente circa 3.000 militari e 300 mezzi navali lungo gli 8.000 chilometri di coste. La Guardia Costiera, anche quella molisana e abruzzese, affronta con Mare Sicuro un ruolo decisivo per la sicurezza della navigazione, il soccorso di bagnanti, diportisti e subacquei e nella prevenzione di comportamenti dannosi sulle imbarcazioni e sulle infrastrutture marittime, prevenzione e repressione di condotte illecite che impediscono la corretta fruizione del mare e delle spiagge e ogni comportamento pericoloso per il patrimonio naturale, l'ecosistema marino e le risorse ittiche. Vieni con noi a vivere la natura da protagonista è l'invito rivolto dal progetto europeo Life Maestrale in occasione dell'estate tra i comuni costieri di Campomarino, di Termoli e di Petacciato. Un calendario sulla Riviera Molisana tra escursioni, laboratori didattici, musica, arte, percorsi di scrittura creativa e passeggiate ecologiche. La presentazione del calendario delle attività estive si terrà sabato pomeriggio a Petacciato Marina con la festa della Bandiera Blu del 2016.
Alla trasmissione Focus di questa sera si parla del progetto per la costituzione della Moldavia, un territorio che può nascere dalla fusione del Molise con la Daunia. Vediamo un'anteprima. La Moldavia potrebbe essere una regione con un gran potenziale di sviluppo economico e con una dignità culturale di primo livello, costituita dalla vicinanza storica tra i territori di Molise e Daunia, attraversati da secoli dalla transumanza e in forte sintonia tra loro per vicende storiche in comune e della tradizione popolare. Esiste un percorso concreto di cui se ne parlerà questa sera nella consueta trasmissione Focus, e che è portato avanti dal movimento popolare Progetto Moldavia, sostenuto dal suo fondatore, l'ingegnere venafrano Gennaro Amodeo. Basta fare una considerazione demografica. La capitale ha 91 abitanti per chilometro quadrato circa, molto vicina a quella del Molise, 70-75 abitanti per chilometro quadrato. Rispetto alla densità abitativa che della Puglia, a sud dell'Ofanto, quindi dopo il confine naturale, schizza 279 abitanti per chilometro quadrato, cioè si triplica, per cui la Capitanata ha una rappresentanza regionale inversamente proporzionale al territorio da gestire, ha il 14% di rappresentanza a fronte del 37% quasi di territorio dell'intera regione. È assurdo, siccome le forze rappresentative sono legate alla popolazione e non anche al territorio, automaticamente c'è questo scompenso madornale a gestire praticamente con quella rappresentanza così esigua un territorio così vasto, con una rete stradale enorme e con problemi idrogeologici per giunta. Di qui quindi ho messo assieme le due necessità, ne ho fatto virtù, incastrando assieme un'idea che è stata condivisa da oltre il 92% degli abitanti della Capitanata, perché io da tecnico, prima di lanciare sul mercato l'idea, ho fatto un'indagine statistica, ma non telefonica, con firme e documenti, su Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Severo e Lucera, e ho raccolto oltre il 92% di sì, di consensi scritti. Primo consiglio comunale a Pizzone della nuova amministrazione guidata da Letizia Di Iorio, che per altri 5 anni guiderà il paese in Alto Molise. Massima apertura nei confronti del dialogo ha dichiarato Letizia Di Iorio e nella collaborazione con la minoranza. Lavoreremo affinché la gestione amministrativa sia snella, moderna e trasparente. Libero Di Iorio avrà l'incarico di assessore e vice sindaco. Levio D'Avanzo sarà assessore. Politica, sanità e salute, costituzione e ambiente sono gli argomenti principali del numero di giugno del periodico La Fonte. Per la redazione Dario Carlone, ascoltiamo. Il numero di giugno del periodico La Fonte offre ai suoi lettori una serie di contributi che prendono ad esame gli ultimi avvenimenti in campo politico, sia a livello regionale che nazionale. Da un lato, come si può vedere anche dalla copertina del numero, c'è stata la manifestazione contro l'avventata riforma della sanità molisana. Tanti cittadini sono scesi in piazza e hanno voluto dimostrare con la loro presenza che si sentono parte di una società e non sudditi di un regime. A livello nazionale c'è poi la campagna per il referendum costituzionale. Il nostro giornale si schiera per il no perché riconosce nella Costituzione la base della nostra realtà sociale e quindi non vuole che venga cambiata da colpi di mano e da accordi di stampo quasi elettorale. I nostri lettori potranno leggere tanti contributi che su questo tema e su altri che riguardano l'ambiente e la salute dei cittadini molisani possono essere di loro interesse. Ottima la risposta del pubblico per la 14ª edizione del Chimera International Film Festival che ieri sera a Largo Tornola ha fatto registrare la presenza di oltre 100 spettatori. Questa sera a Termoli, in occasione della seconda giornata del Chimera Film Festival, sarà ospite lo sceneggiatore Dardano Sacchetti che scrisse per il regista Dario Argento la sceneggiatura del film Il gatto a 9 cose. Bene, adesso come ogni giorno la parola alle previsioni del tempo, vediamo che ci dicono.
Giornata calda e soleggiata oggi sul Molise, temperature estive comprese tra i 18 gradi di Isernia e 35 a Termoli, cielo stellato nelle ore serali, ventilazione meridionale, quasi calmo il medio Adriatico. Sulla regione domattina è previsto il sole sulle due province, i venti ruoteranno di direzione variabile, valori climatici stazionari. Siamo alle notizie di sport. La società ritmica JAD di Campobasso partirà domani alla volta di Pesaro nelle Marche per la fase nazionale di Serie D della Federazione Ginnastica d'Italia. Fase che vedrà la partecipazione di oltre 100 società provenienti da tutto il paese. Per le ginnaste molisane scenderanno sulla pedana Marica De Libero, Ilaria Marino, Serena Cefaratti e Martina Boncristiano, le ultime due convocate pure in nazionale a fine luglio in Toscana. Al 30° trofeo Città di Avellino, manifestazione di atletica leggera, hanno preso parte 17 atleti molisani in rappresentanza della Runners Termoli, Virtus Campobasso, NAI Isernia e Polisportiva Molise. Tra i risultati di spicco il tempo di 12 secondi e 29 centesimi di Antonio Niro nei 100 metri, 53 secondi e 66 centesimi per Bruno Dalla Torre nei 400 metri. Carmine Panella ha chiuso gli 800 metri in 2 minuti e 13 secondi. Di tempo che gli è valso il terzo posto assoluto. Bene, io mi fermo qui, è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi per l'appuntamento e per le prossime edizioni. Arrivederci.